Salve, buonasera, sì, l'ho visto, sono uscita adesso. Purtroppo non vorrei essere scortese, ma secondo me questo è in fondo alla classifica. Bellissimo, lui è unico. A me è piaciuto tanto, ho riso. Particolare, divertente, sì, anche malinconico, comico. Veramente non ci è piaciuto tanto. Ce n'è un po' pesante. Quando c'erano gli immigrati in mare, non facevo molto ridere, diciamo, ecco. Classici film di Zalone, molto divertenti. Una certa intelligenza, insomma, via. Che si pensa te lo colo, ma dici la verità, sotto tutti i punti di vista. Tipo da noi non si paga l'IRPEF, non noi. Loro pagano l'IRPEF, questa è la meglio battuta che c'è. L'ha trovato offensivo rispetto No, ma non diciamo bischierate. Forse se la va a dirlo, scusi, alle botteghe oscure può darsi sì, alle persone normali non credo proprio di no, ecco. Mi scusi, sono pane pane, vino mio. Come ha preso in giro noi italiani sul razzismo, questo mi ha colpito tantissimo. Ha preso in giro noi italiani o l'immigrato? No, noi italiani, no, non c'entro niente, anzi ci ha fatto ridere da morire. Molto divertente da ridere. Un grande attore. A me non ha fatto ridere una commedia insalata del Checco Zalone paraculo, perché è riuscito a mettere insieme destra e sinistra, un film che piace a tutti, e questo secondo me è un po' il sintomo della buona riuscita del marketing del film, ma non dei messaggi che dovrebbe contenere. No, non è razzista, non offende nessuno, non offende neanche me. Avrei preferito che fosse offensivo almeno per una delle parti di opinione di chi sta a guardare questo enorme schermo che è un prodotto marketing e basta. L'avete trovato offensivo? No. Questo film affronta il razzismo con un'ironia che fa ridere, però nel frattempo fa anche riflettere. Non ti è sembrato offensivo? No, anzi, anche perché alla fine lui è entrato nel gruppo di colore, anche lui comunque si è messo nel loro panni. Sì, mi è piaciuto molto e devo dire che non è come si è detto in giro prima del film che fosse un film razzista, anzi mi è sembrato il contrario, mi ha fatto vedere la vita da un altro punto di vista. Bello, bellino, un film da Zalone. È un complimento o no? Il peggiore di Zalone. Come mai? Non era all'altezza e sfruttava un qualcosa di troppo facile oggi, comicità abbastanza scarsa. Sì, mi è piaciuto tantissimo, principalmente perché parla di questa cosa dei migranti. Nei giorni d'oggi c'è il razzismo, questa cosa a me sinceramente non mi piace. Prende in giro gli italiani. Gli italiani, certo. Certo, i luoghi comuni, no? Dell'italiano medio. Non è un film razzista. Assolutamente no. Anzi, penso che dopo 180 persone di colore, che io sono di destra, sono per Salvini, aver dato lavoro a 180 persone di colore, credo che proprio di razzismo non se ne parla proprio. Bello, sì, divertente. È piaciuto molto, geniale. È riuscito a mescolare in maniera intelligente problemi importanti con un sacco di divertimento. Sì. Abbiamo visto il film, un film da capire, che ha un senso dietro, insomma. Un grande significato, sì. Parla molto del razzismo, no? E fa capire che bisogna essere umani. Rispettare tutte le persone, sì. Di colore diverso, di religione diversa. Non siete d'accordo con la russa che dice è un film noioso, non andatelo a vedere? No, assolutamente no. Considerare un film di Checco Zalone noioso, cioè veramente... No, la russa. No, poi la russa, non esiste. Si metta da una parte.